I giorni che precedono il Santo Natale sono dedicati a feste di auguri. Sicuramente le feste più belle sono quelle con i bambini, come quelle dei bimbi della scuola di mini basket della Melfas. La loro spensieratezza, la loro spontaneità è estremamente contagiosa e fortemente destabilizzante in un mondo decisamente imbruttito. Vedere questi bambini saltare, ridere e correre lungo e largo sopra al parquet è davvero un gran bello spettacolo. Abbiamo giocato, abbiamo fatto qualche torneo e poi l'esperienza qui a basket è un'esperienza molto bella, perché uno, si fa gioco di squadra, e poi due, perché ci proviamo a conoscerci meglio. Lo facevo anche da piccolo quando avevo 3 anni e ora ho voluto continuare l'esperienza qua al basket school. Ci sono coach molto bravi, poi sono molto giovani e quindi molte cose. Abbiamo giocato a delle partite, abbiamo giocato i grandi e i piccoli. Un pomeriggio all'insegna di giochi e prove di abilità a dare una mano a questi piccoli campioni per districarsi tra giochi e prove di abilità con il pallone. C'era anche un piccolo gruppo di giocatori della prima squadra. Noi insegniamo come prima cosa le regole, ma non di gioco, ma della vita. Quindi rispetto, la collaborazione all'interno del campo. Quindi è un tutto che poi fa sì che, arrivati ad una certa età, sia un uomo, una persona che sia responsabile e autonoma. Partendo dal giocatore, mi calo nelle vesti di allenatore, trasmetto quello che ho imparato io da piccolo per diventare quello che sono adesso. Anche se giochiamo in Serie D, però mi reputo un giocatore, e quindi spero di poter insegnare a questi bambini tutto quello che c'è da dare, sia dal punto di vista sportivo, come ripeto, ma anche dal punto di vista sociale. L'evento è stato possibile organizzarlo grazie all'azienda gastronomica Capital Food, che ha deliziato il palato dei bambini, dei genitori e di tutto lo staff. Ho preso un impegno, ma interagire non basta, diciamo, da solo, perché bisogna prendersela un po' come un impegno concreto. Ci vorrebbe un pochettino, sicuramente, un po' più aiuto dagli altri, che capiscono che la comunicazione da dare è tanto, e riuscire a collaborare con persone che prendono anche l'impegno per impegnare questi bambini a toglierli, diciamo, dalla strada, a occuparli sull'impegno dello sport. Intanto domani la Melfas Basket, capolista del campionato di Serie D di pallacanestro, ospiterà alle 18:30 alla palestra Itis l'ostica formazione del Grotta Calda di Piazza Armerina. Grotta Calda si gioca tanto di questo campionato nella partita di domenica qua a Gela. E chiaramente a noi farebbe piacere arrivare al giro di boa in testa alla classifica e goderci queste festività natalizie. I ragazzi hanno lavorato in maniera davvero intensa, sono contento. Lo staff tecnico ha lavorato bene, la dirigenza si sta muovendo a 360 gradi, quindi credo che noi abbiamo intrapreso un cammino interessante. È logico che i risultati portano entusiasmo, l'entusiasmo porta gente al campo, le aziende locali si avvicinano, è tutto un susseguirsi di risultati dipendenti dal risultato sportivo, è normale. Puoi vedere tutti questi bimbi che gioiscono, vuol dire che si sta lavorando bene, si sta lavorando tutti compatti in un'unica direzione, e credo che la città stia apprezzando il lavoro quotidiano di questo staff.